Per prima cosa srotolo sul piano da lavoro la pasta sfoglia, dovrà essere del formato rettangolare. Adagio una ciotolina del diametro di 12 cm e ritaglio con un coltello alla maliscia, ottengo dei cerchi. Ho posizionato un cerchio di sfoglia sul tagliere, sempre con il coltello alla maliscia effettuo dei tagli in questo modo, lascio un paio di millimetri dal bordo esterno, effettuo i tagli fino a metà del cerchio. A questo punto piego in due parti e ottengo una mezzaluna, la parte senza tagli deve trovarsi sopra. Al centro metto un cucchiaino di crema spalmabile alle nocciole, prendo un angolo e lo porto al centro in questo modo, procedo con l'angolo opposto e sovrappongo, premo leggermente con le dita per far aderire le sfoglie. Pizzico molto delicatamente la punta e chiudo. Ecco, la conchiglia è pronta e procedo allo stesso modo fino al termine dei cerchi. Adagio le conchiglie in modo distanziato sulla leccalda, foderata con carta forno. La parte piegata deve trovarsi a contatto con la leccalda. Porto in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 180 gradi per circa 15-20 minuti o fino a quando le conchiglie risulteranno belle dorate. Ora che le conchiglie di pasta sfoglia sono cotte e ben raffreddate, completo la preparazione con una spolverata di zucchero a velo. Miei carissimi amici, se volete seguire un dolcetto facile e veloce, vi suggerisco queste conchiglie di pasta sfoglia. Possono essere farcite in mille modi, qualunque sia la variante, queste conchiglie vi faranno impazzire. Sono un'esplosione di bontà